8 anni e 38 milioni per far rivivere i carraresi in città. È questo l'ambizioso progetto previsto dal nuovo protocollo d'intesa fra la Direzione regionale per i beni paesaggistici del Veneto e l'amministrazione comunale di Padova. Il piano si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio culturale perseguito da Arcus, polmone finanziario del progetto, e consiste nel recupero del complesso monumentale del Castello Carrarese e nel suo riutilizzo in chiave contemporanea. L'area comprendente il castello, la specola e il dipartimento di astronomia, gli uffici di polizia penitenziaria e i resti della barriera saracinesca diverrà il quarto polo museale di Padova e consentirà l'attraversamento pedonale della città da nord a sud e da est a ovest, grazie all'installazione di due passerelle. Noi abbiamo tre grandi poli, abbiamo il polo del Museo degli Eremitani, abbiamo il polo della Civitas, le piazze, il Palazzo della Ragione, abbiamo il terzo grande polo che è il Prato della Valle con la Basilica del Santo, Santa Giustina. Bene, questa città ha un buco nero che non dà, che dà soluzione di continuità. Tutta l'area di Piazza Castello è come abbandonata, eppure è un'area importante, lo è stata nei secoli. Tre grandi vettori di finanziamento, il Comune, mi auguro la Fondazione Cassa di Risparmio e sicuramente mi auguro Arcus e la Regione Veneto. L'obiettivo principale è quello di dare al monumento un'immagine nuova e antica insieme. Così le stratificazioni delle varie epoche storiche verranno mantenute, i materiali di finitura saranno essenziali e gli interventi impiantistici il meno possibile invasivi. Ogni fase dei lavori sarà inoltre orientata al risparmio energetico, con lo scopo di consumare e inquinare meno. Con l'assessore Colasio abbiamo cominciato a livello parlamentare a interessarci di questo argomento 10 anni fa. Credo che sia una bella cosa riscoprire un pezzo di città di Padova, volerla tornare ad essere quello che era, perché Padova è stata in quel momento il cuore del Veneto. E allora ricordarlo, riportarlo alla luce è un compito che dobbiamo perseverare fino alla fine.